Onorevole Casu, siamo in piazza con gli ucraini, lei rappresenta la vicinanza del PD al popolo che oggi, a 2 anni dall'aggressione, dall'invasione russa, si ritrova qui a Piazza dell'Esquilino. Il Partito Democratico è al fianco del popolo ucraino contro questa guerra di Putin che ha fatto precipitare l'Europa, tutti noi, in un contesto, in uno scenario veramente orrendo. Da questo punto di vista è necessario, fondamentale, continuare a sostenere con tutte le nostre forze la resistenza del popolo ucraino e al tempo stesso chiedere all'Italia e all'Europa di rafforzare l'impegno per costruire una pace giusta e sicura per tutti. Questa manifestazione arriva a pochi giorni dalla brutale uccisione di Navalny, l'unico oppositore russo in patria in Russia di Putin. Gli altri purtroppo sono fuori, lui con coraggio era tornato in Russia e ha pagato questo coraggio con la vita. La morte di Navalny è una ferita gravissima e ha una chiarissima responsabilità politica che nessuno, nemmeno in Italia, deve provare anche solamente a negare. Detto questo, fortunatamente ci sono altri russi che continuano a combattere contro il regime di Putin anche in Russia, tanti sono nelle carceri, non dobbiamo dimenticarli, non dobbiamo abbandonarli. Alcuni in esilio, altri in Russia, la guerra di Putin non è la guerra del popolo russo, anche il popolo russo ha diritto alla pace così come il popolo ucraino. Senta, le volevo dire, il rappresentante qui della comunità ucraina ha lodato comunque il governo italiano e la politica italiana in toto per la vicinanza al popolo ucraino. Voi siete contenti di quello che sta facendo il governo, almeno dal punto di vista del supporto all'Ucraina per la guerra? Il Partito Democratico unitariamente ha rinnovato attraverso una mozione votata da tutti i rappresentanti del Partito Democratico il sostegno all'Ucraina e la linea del governo nel sostegno all'Ucraina è da noi condivisa e sostenuta, così come l'attuale governo, quando era l'opposizione, sosteneva la linea del governo e sosteneva l'Ucraina. Quello che sta mancando dal punto di vista del governo italiano è di un impegno maggiore per un impegno politico europeo di tutti i paesi europei per creare le condizioni della pace. Da questo punto di vista noi sosteniamo quello che sta facendo il governo, seppur dall'opposizione, per quanto riguarda la difesa dell'Ucraina, ma al tempo stesso chiediamo al governo un maggiore impegno in Italia e in Europa per costruire la pace. Senta, il presidente Mattarella ha condannato le parole di De Luca contro la premier Meloni. Voi del PD vi sentite di dire qualcosa comunque di condanna, una frase violenta che è stata detta dal governatore? Il Partito Democratico condanna sempre ogni forma di espressione di odio nel linguaggio. L'odio nel linguaggio è un grosso problema. Ora io non so le dichiarazioni di cui state parlando, non le ho sentite. De Luca che ha detto stronza vai a lavorare alla Presidente del Consiglio, insomma. Non ho sentito, non so se l'ha detto nel modo in cui lei lo ha riferito, dopodiché ogni espressione, diciamo, che contiene una componente di odio nel linguaggio non dovrebbe essere utilizzata. Grazie.